In diretta. Adesso siamo tutti e due sullo schermo in diretta. Ok, perfetto. Oh, ce l'abbiamo fatta, Angelo. Buongiorno. Buongiorno Allora. a te. Allora, Angelo, intanto sono emozionato perché mi fa un piacere enorme fare una cosa. Aspetta, abbasso il microfono, è troppo alto? Si sente bene, eh? Io ti sento molto bene. Ah, benissimo, sei a casa? Ok. Sì. Allora, intanto volevo lanciarti anche un'iniziativa, però prima magari ci presentiamo perché magari c'è qualcuno che ci... Abbiamo avuto 700 visualizzazioni lo scorso sabato, quindi Quante? intorno ai 680-700. È bello, Bene. bellissimo, bravo. Quindi siamo, no, beh, bravi a tutti noi che partecipiamo, insomma. E questo poi è anche un indice di isolamento, cioè la gente sta chiusa in casa, qualcosa deve fare, chi è abituato a fare cultura, allora o vede noi o aspetta la mezzanotte, perché come diceva Pino Caruso tanti anni fa, l'attore, scrittore scomparso, diceva la cultura è come la pornografia, va in onda solo dopo la mezzanotte, no? Diceva così. È vero. Allora, Invece noi alle 10:30 del ecco, mattino. infatti, quindi siamo controcorrente, perlomeno sarà mezzanotte dall'altro capo del mondo. Questo è vero, d'altra parte non si può ottenere tutto. Allora, noi come tema avevamo detto di lasciare spazio un po' alla fantasia, però rimane difficile non convogliare poi le cose intorno al periodo, alla situazione che stiamo vivendo. Intanto introduciamo Certo. la rubrica Pausa Caffè, questa è la quinta puntata, condotta in tandem da Angelo Filippo Iannoni Sebastianini, come ama definirsi maestro della parola, ma io direi che è un maestro a tutto tondo, perché insomma attore, regista, produttore e fondazione di una splendida associazione che vive dal 1980, ma che sicuramente è stata concepita prima, a livello proprio concettuale, il tempietto che organizza, e poi ti voglio chiedere che cosa stai facendo adesso, i concerti nella Sala Baldrini a Roma e nella splendida location del Teatro di Marcello, il Festival Musicale delle Nazioni Notti Romane, location ancora più straordinaria e prestigiosa con la presenza di Angelo che tende a valorizzarla ancora di più. Allora, Angelo, il coronavirus ha cambiato la vita di tutti, segnando Un un... pochetto. È vero Sì, un pochetto. Diciamo, io non direi proprio così tanto come di solito si dice, perché tutto sommato eravamo tutti abbastanza preparati a un, diciamo, adesso parlo dell'aspetto artistico, a un gioco di questo genere. Probabilmente nel sottofondo del dramma ci ha colpito come una sorpresa aspettata. Di solito si dice una cosa del genere, non me la sarei proprio aspettata. E invece no, perché tutte le premesse perché di fronte a un evento del genere si fossero presi provvedimenti come quelli che sono stati presi. In fondo, sotto sotto ce l'aspettavamo tutti. vero. Diciamo che è uno scenario futuristico, nel senso che l'avremmo immaginato, no, nelle sceneggiature di qualche film o comunque insomma l'abbiamo già visto ripetute volte a livello diciamo di film e di romanzi, però insomma non ci saremmo mai aspettati di viverla di persona una situazione simile. Ha portato dei cambiamenti perché, insomma, sia per il numero delle vittime che per il crollo dell'economia e della cultura. Però c'è da dire che mentre tutti i settori sono chiusi, gli spazi mentali sono aperti. Aperti anche grazie alle Sì, io tecnologie. credo che sì.
Sì, certo, credo che si sia dato lì ampio spazio a quella che è la creatività e anche la progettazione, malgrado ci sia stato un elemento depressivo molto forte nelle persone perché non si riusciva a prendere la distanza nel tempo, nel senso non si sapeva. Ogni volta si progettava, ma poi veniva tutto rinviato. Però questo credo che abbia stimolato. È partito in diretta. Uffa, ce l'abbiamo fatta. Ok, siamo di nuovo qui, non siamo scomparsi, insomma. Ecco, nel frattempo abbiamo avuto modo di disquisire. E dicevamo che, no, mi chiedevo, tu che di solito prepari con largo anticipo gli eventi delle notti romane, no? Gli eventi estivi e via dicendo. E come fai in questo periodo? Ma in realtà l'ho usato per programmare tutto nei dettagli e già tutta la programmazione, salvo imprevisti, comincerà il 1º luglio e si completerà probabilmente il 30 settembre, già tutta online, tutto il calendario. Appunto, già sul sito. Tietto.it c'è tutto. Quindi da dove? Sempre cioè la location quale sarà? Dunque, per il momento è programmato al chiostro di Campitelli, che sta proprio inserito dentro l'area archeologica, praticamente a pochi metri da dove è tradizione farli. Per quanto riguarda il Teatro di Marcello, è praticamente un anno, è più di un anno a questo punto, che è completamente chiuso, abbandonato a se stesso e malgrado fosse stato trasformato in un passaggio pedonale veramente bello e naturale, congiungimento fra il Campidoglio e la zona del ghetto, la zona ebraica. È stato in tutto quest'anno chiuso completamente e di nuovo abbandonato. Ma questo Per cui perché non per la sappiamo co scadenza dei bandi o per quale motivo? sì, c'è stato un bando e in realtà non ci era stato concesso, poi praticamente non è stato fatto assolutamente niente per le note cause. Ma in effetti poi c'è un po' una difficoltà perché probabilmente ci avranno tanto da fare e tante preoccupazioni, ma è praticamente impossibile avere un contatto personale, malgrado la nostra attività che è durata tantissimi anni, non è possibile avere un contatto personale con nessuno della pubblica amministrazione del Comune di Roma. Questa è una cosa veramente emblematica. Io personalmente, naturalmente, io ho l'abitudine di considerare me il tempietto ospite in qualsiasi luogo mi trovi. Non abbiamo mai avuto l'attitudine a sentirci padrone di qualsiasi cosa. Però è veramente strano che in una città come Roma il privato, ma poi noi non siamo nemmeno tanto privati, non riesca in nessuna maniera ad avere nemmeno un contatto telefonico con nessuno del comune, dell'assessorato alla cultura, eccetera. È veramente una cosa strana. Diceva. Noi abbiamo centinaia di musicisti, organizzatori, accademie, conservatori, No, è non solo di scandaloso. tutta Italia, ma di mezzo mondo che ci chiedono, dice, ma noi siamo disposti a fare una petizione, una dimostrazione perché ve lo devono dare.
Questa cosa ve lo devono dare malgrado i tempi, non è una cosa che io considero quasi nemmeno interessante, perché i rapporti devono essere sempre di collaborazione, se non addirittura di comunione. Per cui io personalmente sono assolutamente contrario a qualsiasi azione di forza o a qualsiasi dimostrazione di qualsiasi genere, perché una cosa o è buona o non diventa certo buona perché sia in 1.000, in 100.000, in 1.000.000. Quindi le mie idee sono un po' così, per cui cerco la prima occasione per di nuovo, in tutta disponibilità e in tutta umiltà, di chiedere per ottenere qualora ci sia questa intenzione di comunione nella cultura. Ma qui è veramente Capisco. diventato un deserto. Ma probabilmente il dato di fondo è proprio questo. Io mi ricordo il pensiero di uno dei massimi autori della letteratura del Novecento, che era Thomas Bernhard, che diceva che chi è per lo sport ha le masse al suo fianco, chi è per la cultura ha le masse contro, e per questo tutti i governi sono sempre per lo sport e contro la cultura. Adesso senza fare polemica, però alla fine è così, o no? Io non vorrei fare polemica, ma in una trasmissione come questa, che deve avere un pizzico di interesse, anche di provocazione, un pochetto di polemica la vorrei fare. Nel senso che secondo me, e questo è un appello a musicisti, attori, pittori, scultori, architetti, danzatori, basta con questo fatto che la cultura sia subalterna alla scienza e alla politica. Basta con questa storia, che sì, è cominciata con tutte le teorie dell'arte e della cultura come sovrastruttura, ma non è così. La nazione deve essere modellata, trasformata, aiutata a crescere dagli artisti, perché altrimenti la qualità non può essere prodotta né da scienziati né da politici. Infatti. La qualità è quella che aiuta a crescere un popolo e la qualità ne sanno qualcosa soltanto gli artisti. È vero, ma noi abbiamo visto, vabbè, qui si cade nella polemica, ma è giusto. Cioè, anche sul discorso della pandemia, senza arrivare subito alla cultura, sia il mondo politico che quello sanitario non sono riusciti a dare risposte concrete. Immaginiamoci quindi poi a settori per loro meno rilevanti come quello della cultura e dell'arte. Cioè, è chiaramente rimasta appena quello che ci sono, cioè non ci sono, assolutamente. Non, ho dato una sbirciatina ai vari siti, leggo soltanto sconcerto da parte di autori ed artisti. Autori Promesse. e artisti, però hanno, scusa Gian, gli autori e gli artisti hanno una grande responsabilità. Da decenni hanno un atteggiamento servilistico, completamente asservito sia alla scienza che alla politica. Questa è una colpa incredibile. Non si può andare a bussare pietà alla porta di un governo che ha la funzione di amministrare ciò che noi creiamo e ciò che noi cerchiamo di fare. Lo sai che Hitchcock diceva che l'arte viene prima della democrazia, per l'importanza e la Ma sì, rilevanza che dovrebbe, insomma, che dovrebbe trasmettere, tra l'altro. Però non lo so, io trovo sconcertante questo, insomma, che non si vedono segnali neanche a livello, allora parlo di piccoli comuni, grandi comuni, grandi, grandi
grandi città probabilmente vivono la cosa in un modo diverso. Tu adesso sei a Roma, io mi ritrovo in una frazione, insomma, sulle Alpi. E quindi il contesto è diverso, si fa cultura, però diciamo che c'è stata una trasformazione enorme ultimamente, cioè le persone neanche possono frequentarci, quindi immaginiamo un po', ma non ci sono stimoli neanche alle tecnologie. Tempo fa si parlava di lezioni a distanza, e così vabbè, io a livello di esempio una bambina di 4 anni e mezzo che fa l'asilo. Eppure quasi quotidianamente gli insegnanti inviano dei compitini da fare a casa. Però se non hai le tecnologie per le dirette, per le videochiamate, per stamparti i compiti, se non hai una buona connessione ad internet, e là tempo fa mi ricordo uscì fuori un bonus dedicato ad internet. Disatteso poi, perché in effetti quando andavi a vedere le clausole erano molto limitative, quindi erano più a favore delle aziende che proponevano questo genere di servizi che non per l'utente finale. Ad esempio, si parlava di un ISEE molto basso e quindi che avrebbe aperto le porte a questo genere di bonus e di incentivo, però poi dopo dovevi avere o nessuna connessione o una connessione scarsa per poter accedere. E c'erano tanti altri handicap dietro. E tra l'altro ti veniva dato un computer, un tablet in omaggio, e un tablet lo sappiamo benissimo per quanto riguarda le comunicazioni a distanza, con la scarsa memoria che possiedono, insomma, poi non è proprio il massimo per uno studente che deve affrontare le lezioni, insomma, di questo genere. Ma al di là di questo, ma una famiglia di 3, 4, 5 figli, quando gli viene dato soltanto una connessione ad internet, tra l'altro scarsa, e un solo computer, ma come fanno a collegarsi 3 o 4 persone contemporaneamente per studiare? Cioè, io vedo che a livello educativo, a livello di trasmissione della cultura, le proposte che sono state fatte fino ad oggi mi sembrano molto, molto povere e marginali, proprio come se si volesse dare un contentino, una promessa, ma poi all'atto pratico, no? Cioè, le risorse non ci sono e si vede, non c'è proprio, insomma, non funzionano. Senti, Gian, Dimmi. quello che credo, anche se abbastanza in questo momento in cui lo dico, ha degli aspetti utopici, le proposte, l'azione, diciamo le proposte alla gente vanno fatte dagli artisti. Il fatto che, diciamo, la cultura sia completamente asservita alla scienza, diciamo la parte artistica della cultura, perché anche la scienza ovviamente è cultura, ma alla scienza e alla politica non va bene. Gli artisti sono quelli che devono agire. In particolare, naturalmente, il teatro, ma che attori siamo se non riusciamo ad agire? Siamo tutti imprigionati in una mondiale gabbietta elettronica, gestita a tavolino da quattro burocrati. Se ci vogliamo rendere conto che l'unica possibilità per emergere, far emergere l'umanità da una fogna è che gli attori, i danzatori, i poeti, i musicisti, i pittori, gli scultori, gli architetti e così via prendano in mano la cosa. Non voglio dire qualcosa di particolarmente anormale o rivoluzionario. Chi ha la capacità di pensare è responsabile dell'azione.
Perché qui si tratta semplicemente di un minestrone fritto e rifritto da persone che non sanno pensare, continuano a pensare sempre le cose. Se noi pensiamo che il sistema giuridico da cui siamo ingabbiati è un sistema degli antichi romani che ancora sussiste, completamente inadatto alla realtà umana attuale. Infatti. Noi Poi siamo sbattuti continuamente all'interno di un corridoio e una parete è il dovere e l'altra parete è il diritto. Siamo completamente rimbambiti, c'è cioè una parola, rimbambiti, proprio presi come una palla fra una parete all'altra. hai toccato degli argomenti interessanti, anche perché allora, il discorso molto ampio, credo, tutti gli strumenti, perché noi mai prima d'ora, mai prima di oggi, e lo vediamo perché proprio in una situazione come questa le tecnologie si cerca di sfruttarle al massimo, persone che prima magari neanche minimamente avevano sondato l'uso di una videochiamata o di un telefono o di uno smartphone, eccetera, adesso usano questi strumenti per fare qualsiasi genere di attività. Già il telelavoro, che era impensabile un anno, 2 anni fa, io ricordo che mia moglie, quando chiese il telelavoro 2 anni fa in azienda, qualche anno fa in azienda, le risposero che era una cosa che non era prevista. Adesso è diventata una regola. Però il livello intellettuale e di trasmissione della cultura si è proprio abbassato, e noi lo vediamo quotidianamente quando accendiamo la radio o la televisione, cioè proprio zero, zero arte e cultura. Ora, se è vero che, come diceva Pasolini, che il leggere, 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 no? Ti apre la mente e ti porta a quell'esperienza personale speciale che è la cultura, però noi vediamo che non abbiamo stimoli. E il discorso è questo: se non partono gli stimoli dall'alto, è chiaro che gli artisti possono anche unire le voci e all'unisono, senza umiliarsi, dare una risposta controcorrente a questo abbassamento di livello culturale generalizzato. Ma come? Cioè, il discorso è che ormai ci restano le tecnologie, non possiamo neanche uscire di casa. Quindi appellarsi agli autori e agli artisti, magari quasi tutti sono in rete, perché comunque si autopubblicizzano, si mettono in vetrina, via dicendo, quindi questo potrebbe essere anche un metodo abbastanza saggio. Operare. Infatti, io volevo lanciare anche l'idea, se ti va, in tandem, a livello di associazioni, entrambe associazioni, stavo pensando ad un concorso artistico gratuito, assolutamente gratuito, magari da un nome da scegliere, tipo Un messaggio per la speranza, da fare a livello internazionale per un appello alla cultura. Potremmo raccogliere tutti questi pensieri a livello internazionale, quindi in tutte le lingue del mondo, senza limiti, diciamo, di età, di indirizzo sociale, culturale, eccetera, e racchiudendo poi le frasi selezionate in un ebook che verrà diffuso sempre gratuitamente a livello internazionale. Per dare una spinta, una motivazione Certo. e conoscere anche il pensiero, no? Degli altri, anche se hanno una nazionalità diversa Certo, dalla nostra. io credo sia molto, molto importante non rivolgerci più da mendicanti a chi la ricchezza non ce l'ha. Rivolgiamoci a chi ha la dignità e la ricchezza che proviene dalla creatività. È quindi fondamentale che
che gli artisti, i creatori, diciamo tutto ciò che nell'umanità è capace di portarla avanti, interloquisca, collabori, essa dove non c'è capacità di crearla. Vabbè, certo. Sì. Quindi questa cosa che hai detto è bellissima. A volte basta uno stimolo, un input, perché iniziative che all'apparenza sembrano anche abbastanza semplici quando vengono proposte. Io ricordo tanti anni fa conobbi un ragazzo che girava il mondo con i propri mezzi o comunque facendosi aiutare di volta in volta durante i suoi viaggi, girava con dei quaderni, li lasciava appoggiati a un leggio nella strada e ad ognuno veniva concesso di esprimere un proprio pensiero. E chiaramente poi alla fine avrà collezionato un'infinità un'enciclopedia di pensieri a livello mondiale. Però voglio dire, questa cosa degli stimoli. Secondo me le associazioni più che altro sono le associazioni che dovrebbero imparare a cooperare piuttosto che a farsi guerra. Allora, se gli autori, le persone di cultura unissero le proprie voci, ma veramente a livello collettivo, invece di restare marginati, isolati nel proprio pensiero, nella propria richiesta, allora forse un ragno dal buco si potrebbe cavare, voglio dire, no? Cioè. Senti Gian, ti vorrei fare una domanda, però prima di farti la domanda ti propongo di chiedere un aiuto a chi un aiuto ce lo poteva dare, che sarebbe Giacomo Leopardi. Io vorrei che continuassimo la nostra conversazione sull'onda dell'infinito di Giacomo Leopardi, che vorrei ora dedicare a te. Bellissimo. Quindi, continuando i versi di Giacomo Leopardi, io vorrei farti una domanda che ovviamente a questo punto credo ti incuriosisca. Perché Prego. devi sapere che sempre caro mi fu quest'ermo colle. E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Tu parlavi delle associazioni. Penso che anche tu abbia un'associazione, vero? Sì, estroverso è l'associazione, poi cultura è lo strumento di punta Sì. dell'associazione. Tu sai che probabilmente uno degli stimoli fondamentali che noi riceviamo quando vogliamo svolgere un'attività è quello che ci viene da tutte le parti a fondare un'associazione più o meno legalmente riconosciuta. Tutti noi che abbiamo fatto delle associazioni abbiamo
chi più, chi meno, ricevuto questo stimolo, di cui non avevamo affatto bisogno, perché se tu, io, chiunque, svolge un'attività onesta, degna, creativa e soprattutto degna di attenzione e considerazione, non può riceverla se non ha assunto una forma legalmente riconosciuta di piccola o grande istituzione. Io credo che sia veramente la sorgente dell'umiliazione questo di cui non venga riconosciuto il valore dell'individuo, ma debba essere sempre mediato da un piccolo orchetto mostruoso che è una forma giuridica che noi siamo costretti a dover assumere. Infatti. Tu l'avresti fatto, l'associazione, se tu e Luana potevate essere riconosciuti ovunque, sia economicamente, sia da tutti i punti di vista, senza il bisogno di un'associazione. Allora, guarda, non lo so, noi forse un percorso è stato un po' diverso, nel senso che noi, vabbè, professionalmente abbiamo avuto l'idea dell'associazione. E di sicuro, se siamo sopravvissuti, non è stato grazie ai proventi dell'associazione, tant'è che noi poi, al di là degli inizi in cui ci eravamo resi conto che gli autori a livello letterario, a questi autori era spesso impossibile pubblicarsi, se non affrontando delle spese ingenti o comunque quasi, insomma, indebitarsi, avevamo creato l'associazione con l'intento di aiutare gli autori nella pubblicazione. Però poi alla fine i costi erano maggiori dell'impresa, quindi ci siamo resi conto che dovevamo cambiare qualcosa nel percorso, cioè offrire tutti strumenti gratuiti e sempre di questo che a livello di istituzioni è molto difficile accedere a dei finanziamenti, anche se l'associazione esiste ormai da quasi 20 anni, per cui, insomma, come diceva anche il commercialista, no, no, un'associazione vecchia di 20 anni comunque ha dei canali privilegiati e via dicendo. E comunque poi diventerebbe un'attività prioritaria. Allora, o fai soltanto quello e quindi devi anche vivere di quello, oppure lo fai come stiamo facendo noi, soltanto per amore dell'arte e della cultura, ma sicuramente non percependo alcunché. Però siamo, diciamo, una cosa a parte. Le associazioni è giusto che vivano dei proventi del loro lavoro o che comunque vengano rimborsati e che agli autori venga riconosciuto il proprio ruolo e il proprio tornaconto anche a livello economico per la realizzazione dell'opera dell'ingegno. Non lo so se avremmo affrontato lo stesso discorso. Certo, sopravvivere non è stato per niente facile. Noi in tutti questi anni, a parte i vari traslochi per via delle situazioni personali e via dicendo, però alla fine ci siamo sempre adoperati per cercare di unire un po' il mondo artistico-culturale. Ci siamo anche immersi in un discorso di gemellaggio con altre associazioni internazionali. Abbiamo frequentato paesi televisiva e con discreto successo. Certo, non ci aspettavamo di smuovere il mondo, di cambiare le realtà. Però se più associazioni facessero questo insieme, senza, non lo so, qui bisognerebbe trovare l'aggettivo giusto, senza competitività, allora sarebbe diverso, perché troppo spesso le associazioni temono quasi i gemellaggi, hanno paura,
di vedersi soffiar via i propri associati, no? O cose del genere, un po' come quel poeta che teme che la sua poesia possa essere copiata. Nessuno copierà mai la tua poesia, stai tranquillo. Cioè, l'opera dell'ingegno nasce con la creazione stessa di un'opera, quindi nessuno ti porterà via niente. Bisogna solo farsi vedere. E allora, voglio dire, uno strumento molto semplice poi da realizzare, come una web TV, che comunque sia, è fruibile in ogni angolo della terra, magari può avvicinare le persone, può avvicinare le associazioni, può avvicinare gli autori e via dicendo. Io ho avuto modo di conoscere tanti personaggi di ogni genere, dagli autori emergenti agli attori anche di chiara fama, attori, registi con i quali ho lavorato in alcuni campi. E sono rimasto sempre estasiato dalla possibilità enorme che ha l'artista, perché Hugo diceva che il poeta, l'artista, deve racchiudere la somma del pensiero del suo tempo. Per cui noi viviamo in questo tempo adesso, un tempo difficile, chiaramente in cui la prossemica delle distanze comunicative è cambiata, noi ci ritroviamo è stata stravolta, giusto? Si parlava dei famosi 45 centimetri di distanza tra persone intime, no? Quando dialogano tra di loro, noi siamo arrivati ai chilometri e centinaia e migliaia di chilometri a perdere a livello di contatto. Proprio in questi giorni leggevo che l'Università di Oxford, a seguito di uno studio fatto sui legami delle amicizie, diceva che l'amicizia tende a scemare se nel giro di 3 mesi mancano i contatti fisici. E allora la domanda che a me invece sorge spontanea è: cosa succederà quando tutto questo finirà e ritorneremo alla normalità? Quindi, le amicizie saranno state ormai stravolte da questo sistema nuovo di comunicare, nuovo tra l'altro anche vecchio tra virgolette, perché erano strumenti che già esistevano, ma che vengono usati magari in modo più intensivo, in modo più assiduo e frequente. Cosa succederà al modo di fare arte e cultura? Ci sarà una sorta di risveglio, perché senza cultura non si può stare, cioè non si può vivere senza fare arte e senza fare cultura. L'arte è l'unica cosa seria al mondo, giusto? E Angelo. Diciamo seria ma non seriosa. L'arte è seria, ma l'artista non è serio. Lo No, diceva Oscar Wilde, l'artista è guarda, lo questo. diceva Oscar Wilde. È vero. Ma l'artista deve sempre apparire ed essere squinternato. Perché chiunque segua il pensiero già pensato da anni, da decenni, da secoli, tutto sommato non ha minimamente la forza di squinternare le cose in maniera da poterle ricreare il momento dopo. Perché in fondo la vita è una continua ricreazione del momento precedente e solo chi ha la capacità di ricreare in ogni momento la realtà e quindi di portare se stesso e il resto dell'umanità avanti nel tempo ha la possibilità di servire l'umanità. E quindi deve essere comunque uno squinternato agli occhi di chi pensa solo il vecchio e uno squinternante per quanto riguarda la realtà presente. Sì, allora tu hai citato Leopardi prima, straordinario intervento anche con poi
mi piace sentirti quando reciti. Però forse non c'è soltanto recitazione dietro, perché poi alla fine uno la interpreta a suo modo e perché la sente. Ora, al di là della semantica, dell'indefinitezza, vorrei dire, di questo brano, poi alla fine ci si allarga veramente davanti ad un infinito che potrebbe spaventare, proprio perché tale, no? E chi era? C'era un Novalis che diceva: l'uomo cerca l'infinito e trova sempre cose finite, no? Mi ricordo, insomma, questo personaggio. Sì. Forse pure Leopardi Esatto. la vedeva in questo modo, cioè descrizione dell'infinito. Lo sai che nessuno, invece questo era un poeta britannico famoso, che è stato scrittore e poeta, ma diceva che nessuno può spiegare come le note di una melodia di Mozart o le pieghe di un panneggio di Tiziano producano i loro effetti essenziali. Se non lo senti, nessuno può fartelo se sentire col ragionamento. Allora, come fare a parlare di arte e cultura a quei personaggi di cui tu, insomma, che hai menzionato prima? Come fai a parlare di questo a persone che non parlano la stessa lingua? Capisci che trovare un punto in comune è Io mi difficile. domando, adesso dico una cosa assurda che però non lo è, ma perché dovrei parlare loro? Non riconoscendo in essi alcun valore. Ok. Perché dovremmo continuare a rivolgerci a loro? Perché ci dominano? Allora, dato che ci dominano e abbiamo molta, ma molta paura, il nostro pensiero si rivolge sempre a loro, ma loro non hanno creato niente, né si propongono di creare niente. E l'umanità, tu hai una bimba bellissima, di cui io personalmente conosco poco, anche se ho avuto la fortuna di sapere, conoscere il momento in cui è nata e averla anche incontrata una volta. Ma cosa possono dare queste persone a cui noi dovremmo rivolgerci a Gaia Certo, alle tante Gaia. negli Quello anni che verranno? Che possono dare? che hanno dato a noi, assolutamente. Posso dare come? Quello che non hanno dato a noi, E allora assolutamente. perché noi dovremmo rivolgerci a noi per Gaia? Si chiama Gaia, vero? Beh, forse io questo vedo, non nei termini di scambio a livello di offerte, a livello culturale, eccetera, ma la proposta di un mondo migliore, sì, perché sono loro comunque i fautori, quelli che tessono Ma le tele. perché schiacciano i creatori? Perché schiacciano i creatori? Belle domande. La cultura va È difesa. chiaro che non ne sostengono la presenza, devono affossarli. Ah, beh, ma Io ho certo, cioè. provato con tutto il cuore adesso a leggerti e a leggere gli ascoltatori e gli spettatori di questa tua bellissima trasmissione, a leggere i versi di Giacomo Leopardi. Ma tu non senti l'abisso che c'è fra il loro linguaggio, e non mi riferisco solo ai politici, e il linguaggio che nasce vivo e potente dai versi di un poeta? Non lo senti l'abisso che c'è e di cui loro non si accorgono? Certo, ecco il punto, non si accorgono perché
Ti ricordi il famoso detto, no? Che universale, credo, che in ogni paese del mondo lo conoscono, cioè di arte non si vive. Ma che fai? Scrivi. Io mi ricordo quando avevo 18 anni ed ero andato a Parigi, mi ero trasferito a Parigi, quando mi chiedevano cosa fai, dicevo, guarda, sto iniziando a scrivere. No, no, tu devi lavorare. La risposta era, no? Delle persone anziane e sagge che incontravi durante il percorso. Oggi stesso, quando lo vedo sia nell'ambito delle trasmissioni televisive o comunque nella vita di tutti i giorni, quando una persona poi riferisce di lavorare, tra virgolette, come artista, gli fanno sì, vabbè, ma poi nella vita di tutti i giorni che lavoro fai? Cioè, come se fosse comunque una doppia professione, no? E questo già è Certo. scandaloso, quindi non c'è un'abitudine alla cultura, a meno che tu non ricopri un incarico istituzionale, sei il direttore di un museo, dicono no, va bene, quello è il suo lavoro, ok, ma il cantante, lo scrittore, il poeta, certo che il poeta non vive di poesia oggi. E forse non lo viveva, no, non ci viveva nemmeno Leopardi all'epoca quando iniziò a scrivere. E così questo vale un po' per tutti, a meno che poi uno non Ma ripiega. se consideriamo che tutta la cultura mondiale, politica, scientifica, sociale, economica, è stata cresciuta al pane di Omero, della Bibbia, di Virgilio, di Dante. Credo che sia molto importante. A questo proposito, ti volevo proporre una considerazione. Non so se hai notato che per gli architetti, che sono dei geni dell'arte, che affondano le radici proprio anche nella roccia, nel terreno, ci sono i frutti delle loro creazioni, che sono palazzi, ponti, strutture incredibili. Per gli scultori ci sono delle creazioni tangibili, al punto tale che intorno a una scultura noi possiamo girare intorno, come se fosse girare intorno ad un palazzo. Per i pittori ci sono affreschi, quadri, ci stanno tantissimi. Un pittore non sarebbe un pittore se non ci fosse il prodotto tangibile della loro opera. Per i musicisti c'è la musica, per i danzatori ci sono non solo le coreografie scritte, ma c'è la danza. Per il teatro c'era e ci sarà la rappresentazione. Per i poeti ci sono parole scritte in nero, carta bianca. E qui mi domando, ma gli attori che fanno? Che fanno? Non lo so, Perché qui. questo fatto che la poesia venga apprezzata e considerata poesia, qualcosa di reale, solo chiusa dentro i libri stampati, è una cosa incredibile, non c'è più nessuno che voglia o si assuma la responsabilità dei versi di un poeta. Vabbè, sì, qui perché Gli poi, infatti, attori che fanno? per quanto riguarda i poeti, proprio non esiste distribuzione, cioè chi distribuisce i libri non li prende in carico perché secondo loro è un prodotto, una merce che non si vende, quindi. Perché le canzoni vanno cantate, le poesie no? Questo è bellissimo. Leggevo pochi giorni fa un tema di attualità di una donna, non mi ricordo più in quale paese del mondo, comunque anglosassone, che si poneva una domanda simile e quindi davanti all'incertezza di dover leggere poesie in pubblico su un palco senza suscitare magari grandi emozioni,
E quindi aveva inventato un metodo nuovo che poi ha fatto scalpore, insomma era seguito. Praticamente, partendo proprio dal presupposto che con l'arte non si mangia, lei ha pensato, dice va bene, allora io mi presento in un ristorante, in un locale che abbia anche un ristorante. Dice a quel punto come menù verranno consegnate una lista di poesie e quindi il pubblico sceglierà la poesia da leggere. In questo modo, diciamo, ha attirato l'attenzione alla poesia con un mezzo nuovo, diverso, e magari c'è riuscita. Probabilmente quello che stona nel mondo della poesia, e che anche a me comunque non è mai piaciuto, è lo stile salotto letterario. La poesia purtroppo nasce così. Persone attorno ad una cattedra, dove si viene invitati a leggere una poesia. Per carità, abbiamo fatto tutti, lo facciamo ancora tutti, però non è più il tempo di fare poesia forse in questo modo. Bisogna sviluppare metodi nuovi, più diversificati. Cioè, stare intorno alla cattedra in cui ti ritrovi un personaggio, io non voglio fare i nomi, parlo di personaggi anche famosi, che mi dicevano prima di entrare in sala, ah ma c'è qualcuno che merita come me qui, altrimenti non leggo nulla. Chi c'è tra i presenti? Cioè, molto spesso i poeti sono anche così. Quando acquisiscono un minimo di notorietà, fin quando la poesia è nel cassetto e gli chiedi di leggere una poesia, te ne leggono 40 di fila ed ecco lì che il pubblico magari non segue più con una certa attenzione e ammirazione la poesia. Quindi ci sono insomma tante. Bisogna pure mostrare empatia, capire qual è il pubblico. Tu come attore sicuramente lo sai meglio di tutti. Voglio dire, ognuno ha il pubblico che si merita poi, no? E questo vale Certo. pure per i poeti, che poi è un settore ancora più difficile, perché la poesia, se non puoi anche aver scritto l'infinito nel modo più straordinario possibile. Io non l'ho sentita recitare da Leopardi. Me lo chiedevo mentre leggevi tu. Chissà come recitava Leopardi le proprie poesie. Non lo so, perché poi il modo in cui l'enfasi, tutta questa semantica dei suoni, la gestualità e via dicendo, insomma, incide parecchio. Ora, molto spesso assistiamo a letture piatte, lo vediamo anche dai vari DPCM che ci vengono somministrati quasi quotidianamente, o dai burocrati che fanno politica, che leggono in un modo talmente piatto e privo di sentimento e di emozioni, e lo vedi anche con la lettura dei discorsi del Papa, insomma, poi alla fine, senza andare troppo lontano, sono pochissimi gli esempi di oratori famosi per il modo in cui trasmettevano i propri pensieri. Ora dico, forse dovrebbe cambiare anche questo nel campo della poesia, inventarsi nuovi metodi piuttosto che farsi assorbire da elementi e gruppi che attuano ancora delle metodologie antiche, ormai desuete e assolutamente sorpassate. Non lo so, penso che ci siano temi. Questo è un tema, voglio dire, sono state scritte enciclopedie e fiumi di inchiostro Certo, sull'arte, questo vero? è un tema che a me sta molto a cuore. Magari un'altra volta ne parliamo più a fondo. Sì. A proposito di quello che dicevi, degli oratori del nostro tempo, giornalisti, scienziati, politici, secondo me parlano e diciamo si capisce anche quello che dicono. Ma non sanno quello che fanno mentre parlano. Credo che non abbiano nessuna cultura delle parole che pronunciano, non hanno nessuna capacità di
coscienza per quanto riguarda l'uso del linguaggio, delle vocali, delle consonanti, in fondo che sono le consonanti, gli strumenti che plasmano la cera, gli strumenti che plasmano le parole. Ma quale oratore, quale giornalista, quale scienziato, quale politico, quale attore, quale poeta sa cosa fa quando pronuncia una R? Io poi ho una R molto particolare, non riesco neanche la R e la S che inciampano, mentre vado bene in francese perché con la S, insomma, è più dolce. E quindi non ho questo difetto della pronuncia col francese. Ecco, va bene, straordinario. Comunque è molto importante rendersi conto che quando noi parliamo, agiamo, facciamo qualcosa, creiamo un mondo nuovo. In effetti, poi la comunicazione, insomma, ecco, accennavamo proprio prima, no? Che mai prima di oggi abbiamo avuto a disposizione tutti questi mezzi di trasmissione, eppure mai come prima d'oggi soffriamo proprio per mancanza di comunicazione o comunque per l'utilizzo errato della comunicazione. La comunicazione avviene su temi sbagliati, nei modi sbagliati e quindi segue anche canali sbagliati. È difficilissimo trovare notizie vere e affidabili, insomma, è abbastanza complesso tutto il mondo legato a quanto sta accadendo d'oggi, che tutto viene incentrato e indirizzato in un'unica direzione, per cui tutti gli altri argomenti, le altre necessità, le altre priorità sono ormai già da prima, insomma, prima della pandemia parlare di arte e cultura era un argomento di nicchia, è sempre stato un argomento di nicchia. E lo vedi anche dalle trasmissioni televisive, si parlava prima del fatto che molte trasmissioni vengono proposte a mezzanotte o a notte inoltrata, perché comunque non fanno audience e quindi buttiamole lì nel calderone della notte, fanno a palate, no? Fino a domani mattina fanno palinsesto. Ecco, c'è tutto un percorso che dovrebbe partire, tu hai citato Gaia prima bambina, che dovrebbe partire proprio da lì. Però ecco, lì sono le istituzioni proprio che dovrebbero partire con metodologie di insegnamento che vadano dall'età prescolare a quella adulta. Perché se non c'è un insegnamento alla cultura, alla fine si arriva a quello che vediamo oggi, cioè trasmissioni che fanno decine di milioni di ascoltatori e audience perché parlano di ciò che avviene nella vita privata delle persone senza fare i nomi, perché poi le trasmissioni sono tante, cioè io non le seguo nemmeno, io non ho seguito nemmeno Sanremo, perché poi alla fine, quando so che le cose sono strumentalizzate, non le seguo più. Così come anche tanti concorsi letterari. Senti Angelo, io intanto ti ringrazio perché abbiamo passato quest'oretta piacevole e spero che possa essere stata di stimolo anche ad altre persone che ci hanno seguito poter conoscere con la sua associazione culturale, perché fa veramente delle cose straordinarie. Io vi invito veramente ad andare a vedere le pagine dei vari social e comunque i siti in cui si parla del tempietto, perché c'è anche il sito dell'associazione, perché veramente un'infinità di video anche sulla pagina YouTube, di attività svolte in passato, e questo, se lo ricolleghiamo al discorso, vabbè, chi te l'ha fatto fare, no? Che tu dicevi prima, ma se tu l'avessi saputo prima, tutte queste cose, l'associazione eccetera, poi ci saresti infilato dentro. Questo vale un po' per tutti. Ecco, a livello di ritorno forse non ci sarà stato un ritorno economico, forse non ci sarà stato un ritorno di immagine, ma a livello di gratificazione personale, di contributo, tu ne hai dato tanto. E quindi voglio dire, chi dà semina e poi raccoglie.
lo stiamo vedendo anche con queste piccole cose che facciamo, per cercare di riunire, le persone laddove viviamo una situazione di isolamento e di a volte anche di solitudine. Stupendo, diversi su altri temi insieme. Grazie a te, Gian. È stato veramente un momento affascinante quello che mi hai fatto vivere con te. Ma grazie a te che hai dedicato quest'ora e del tuo tempo, e che non è poco. Ciao, Ringraziamo buona giornata. Anna, a nome nostro, di Angelo Filippo Iannoni Sebastianini ed io, Gian Bruschini, dai microfoni di Cultura Web TV, vi salutiamo e vi rimandiamo a domani sera ore 22 per una rubrica più soft dedicata ai nottambuli della rete. Ci sarà anche Amedeo Morrone con la sua musica. Stupendo Amedeo, tra l'altro.